Siano lodati Gesù e Maria. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, conclude con una frase che dovrebbe esserci abbastanza familiare, perché prima di fare la comunione la sentiamo sempre pronunciare dal sacerdote, no? Dice, beati gli invitati alla cena del Signore, dopodiché ecco l'agnello di Dio, no? E il Vangelo ha chiuso questa drammatica parabola con le parole tristi di Gesù. Nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena. Prima di fare la comunione diciamo, beati gli invitati. La parabola di oggi è veramente drammatica, perché quanti sono, cioè è drammatica, e tra l'altro il Signore, che è sempre molto perspicace, fa degli esempi incredibilmente attuali. Quante persone invitate dal Signore trovano sempre qualche buon motivo per... Uno ha comprato un campo, l'altro ha comprato i buoi, l'altro si è appena sposato. Cioè, gli uomini anche oggi, sicuro, insomma, queste cose le sa bene, trovano tempo per tutto, meno che per il Signore. Quando c'è il Signore c'è sempre qualcos'altro da fare, c'è sempre una scusa da fare. Allora, il Signore da un lato, abbiamo sentito nella parabola, come dire, non tollera che ci siano troppi posti vuoti, quindi... manda i servi, dice, chiama tutti, cioè fa entrare chiunque incontri. Però dall'altro conclude anche con queste parole molto severe. Cioè, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena. Cioè, quando si ha nei confronti del Signore un atteggiamento veramente così non curante, così menefreghista, si rischia poi, adesso ne sentiremo tante durante... mentre che si avvicina il tempo di avvento, no? Si rischia poi di rimanere fuori. Se non ti è interessato assolutamente nulla, non ti è interessato nulla, bene, questo è quello che tu hai voluto, i posti adesso sono finiti. È un tema presente, insomma, nel Vangelo. Questo ci deve, ecco, da un lato, almeno a me personalmente, fa venire una grandissima sofferenza, ecco, perché ci fa comprendere anche qualcosa del punto di vista del cuore di Gesù, no? Il dispiacere. Aver preparato l'Eucaristia, cioè io tante volte mi faccio questa domanda, cioè io sono un povero uomo, certamente non pretendo di entrare dentro la mente del Signore o dentro il suo cuore, no? Però insomma, essersi inventato la messa e la comunione è una cosa abbastanza grande, soprattutto sapendo quello che c'è dietro la messa e la comunione, perché dietro la messa e la comunione c'è l'incarnazione del Figlio di Dio e c'è la morte di croce, c'è il sacrificio del Calvario, insomma, non è che sono cose da nulla, no? Immaginiamo una persona non curante per una vita dell'aspetto religioso, quando muore si trova dinanzi al nostro Signore e dice, scusa un attimo, dico, ma non ti è mai venuto in mente durante la vita terrena, insomma, di approfondire un po'? Ti ricordi quello che hanno detto al catechismo, no? Che questo Dio che sembra che esiste è diventato uomo, ma è morto in croce, questa cosa si realizza nella messa, ma ti sei mai chiesto perché? Cioè, è colpa grave trovare tempo per tutto meno che per il Signore, è una cosa proprio brutta, ecco, e dà dolore al cuore di Gesù. Quello che Gesù ha fatto per noi, che dovrebbe farci riempire sempre il cuore e la mente di amore e di gratitudine, ce l'ha sintetizzato in quella splendida pagina della lettera ai Filippesi, San Paolo, nella prima lettura. Era Dio, ha svuotato se stesso, ha preso la condizione, qui anche nella nuova traduzione c'è scritto servo, ma in greco non c'è scritto servo, ha preso la condizione di schiavo, doulos in greco, diventando simile a noi, si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Tutto questo l'ha fatto per noi, e quindi non solo che c'ha tutto il diritto nostro Signore che ci pensiamo e che lo prendiamo in considerazione, ma anche il diritto che lo ricambiamo così deve essere, come deve essere ricambiato, no? Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Noi sappiamo, qui, su questa terra, il Signore non costringe nessuno a inginocchiarsi. Capite il significato simbolico, no? C'è gente che ha dolore alle gambe grave, non si può inginocchiare, quindi quando dipende da questo non c'è problema. Ma non inginocchiarsi vuol dire non riconoscere a Gesù la gloria e l'adorazione che gli è dovuta, sia come Dio ma anche per quello che ha fatto essendosi incarnato per noi. Ma ci sarà un giorno in cui queste parole saranno compiute, cioè ogni ginocchio dinanzi a Gesù, volente o nolente, si piegherà in cielo, sulla terra e sottoterra, e tutti lo riconosceranno per quello che è. Quindi c'è un tempo
che è il tempo della storia, in cui il Signore ci lascia liberi di fare le nostre scelte, anche perché vuole che liberamente aderiamo a Lui. Ci sarà poi un tempo in cui il tempo è finito. Chi l'ha riconosciuto quando doveva come Signore prenderà parte alla gioia del padrone, chi non l'ha riconosciuto si metterà in ginocchio lo stesso, ma alla gioia del padrone parte non ne prende. Ecco, chiediamo al Signore con la grazia numero uno di essere sempre sommamente grati, di riconoscere e di apprezzare tutto quello che ha fatto per noi, e numero due di rendergli tutto l'amore, il culto, l'adorazione che gli è dovuta, facendolo liberamente e con gioia, perché se lo merita, ecco, perché il farlo in questo modo ci metterà poi in condizione di partecipare pienamente alle gioie che ha riservato a coloro che lo accolgono, lo riconoscono per quello che è, lo adorano e lo amano. Siano lodati Gesù e Maria.